pomeriggio, ben ritrovati, spero che Ferragosto è andato bene. Niente, oggi presentiamo Josip Mišić proveniente da Rijeka, centrocampista, e Cristian Tamaš proveniente dal Milan, terzino sinistro. Penso che sapete tutto da loro. Cristian lo conoscete, già è stato a Varese, poi a Slavia Praga. Josip si è parlato già da un po' di mesi per il suo arrivo, e siamo tutti felici per gli entrambi arrivi. Sicuramente posso dire che Cristian è stato seguito già dalle partite di Varese, poi è stato seguito già ancora quando giocava a Slavia Praga, con quale abbiamo avuto ottimi rapporti tramite il mio collega direttore sportivo, poi è stato seguito molto bene abbastanza ai mondiali Under 20 e siamo riusciti a trovare questo d'accordo con il Milan per un titolo definitivo e una collaborazione in caso di futura vendita. Dall'altra parte Josip fa parte un po' della nostra proprietà, no? È un ragazzo che seguo già da tempi di Palermo perché era uno dei più talentuosi centrocampisti del 94 e niente, siamo felici che è qui tra di noi. Speriamo che anche lui ci farà vedere tutte le sue qualità. Posso? Domande? Segui. Magari sentiamo un attimo, facciamo presentare, lui italiano, anche faccio traduttore. Fai il traduttore tu, benissimo. Allora cominciamo da Josip Mišić, che la volontà di venire anche lo Spezia, cosa ha spinto, insomma, qui al di là della richiesta probabilmente che ha fatto Mister Piazza. Facciamo Rezio, vai. Pita kako je sve počelo što se tiče dolaska ovdje, znači sigurno da smo mi ono zatražili da ti dođeš ovdje, znači ono sretan si i tako dalje, nešto je to. Da li ti je drago i da li, kako bih rekao, ono, da li sve zajedno. Prije svega pozdrav svima, sigurno da sam sretan što sam došao u ovako jedan dobar klub u kojem je sve posloženo i na zahtjev trenera Bjelice sam došao ovdje. Mislim da je za mene najbolje da igram i da pokažem najbolje što znam, a u Rijeci nisam toliko prilike i ja sam zahtijevao da dođem na posudu, da mi više igrao i nadam se da ću se nametnuti treneru i što više igrati i da budemo svi sretni i ovdje u klubu i oko kluba i na kraju i ja sam. Niente, praticamente sulla richiesta del mister e su diciamo i rapporti che si sanno con Rijeka, che ormai è inutile diciamo riparlare di questo, e appena ha sentito di questa possibilità sicuramente l'ha accettata ben volentieri, perché comunque lì non ha avuto tanto spazio, sicuramente ha voluto provare questa esperienza in una società esempio in questo momento, una società sicuramente ben organizzata e sicuramente gli fa molto piacere di che è qui e che vorrebbe sicuramente trovare anche lui il suo spazio. Sì. Anche perché diciamo c'è stata questa chiamata da parte dello Spezia, l'anno scorso hai fatto un po' di serie B, poi sei stato in Slavia Praga, cosa ti ha spinto ad accettare comunque a favore, insomma, la richiesta dello Spezia? Sì, sinceramente avevo dubbi di tornare in Italia, perché come abbiamo spiegato, abbiamo parlato tutto insieme al Varese, veramente stavo male e avevo dubbi di tornare in Italia, però posso dire che le prime impressioni sono molto positive e sono contento di essere qui. È un onore giocare qua, quindi
voglio trovare spazio e voglio lottare al mio posto e sono ancora giovane, quindi è molto importante giocare. E anche a Milan, anche a Varese, anche a Slavia Praga erano belle esperienze, quindi sono molto contento di stare qui. Forse pensando un po' all'anno scorso potremmo dire un po' più a Bakic, ecco, magari quella mezzala che si può mettere anche a due, ma soprattutto penso che il suo ruolo è la mezzala, siccome vogliamo avere anche in rosa dei giocatori che possono giocare in due o tre moduli, pensavamo che prima di tutto è importante la sua qualità, poi dall'altra parte anche il suo. È un giocatore, sono tutti e due giocatori che vanno fuori lista, per noi di grande qualità, e lui è già due anni che ha giocato la Serie A croata, perciò un po' di esperienza ce l'ha già, però ecco, come ruolo penso che è la mezzala, non è proprio regista, perché se dico mezzala è più offensivo, però ecco, penso che migliorando, crescendo, si può anche adattare a due. Assolutamente. Un altro centrocampista con altre caratteristiche, ma penso che sapete un po' la vicenda sua, era tra lui e Radosevic e poi sinceramente abbiamo preferito lui perché al di là ci sono state un po' anche le problematiche dall'altra parte, poi abbiamo preferito comunque in questo caso di puntare su di lui, che faccia parte di quei 5-6 centrocampisti per questa stagione. E ovviamente si parla tanto di questo arrivo del centrocampista, sicuramente non avendo ancora 10 giorni non vogliamo, ci stiamo prendendo sempre il tempo tecnico, il tempo giusto per decidere, per fare la scelta che siamo tutti contenti, convinti di quello che si voglia fare, perciò come su tutte le scelte fino ad oggi, io penso che nei prossimi giorni cercheremo di concretizzare anche, tra virgolette, quel centrocampista famoso che è esperto, che ci manca. Io invece volevo chiedere la stessa domanda per entrambi. A livello proprio personale, di ambizione, cosa si aspettano da questa stagione a Spezia, che tra poco inizia? Stati in avvicinamento, c'è questo della stagione, questo settembre ti c'è prima. Pa, očekujem da ću igrati dosta i kao što sam čuo sam da je ekipa jako dobra i da bi se moglo dogoditi da bi se borili za ulazak u Serie A i očekujem da jako puno od ekipe i da na kraju to ostvarimo. Ma sicuramente si aspetta di poter fare più partite possibile, penso che è un ragionamento logico. E sa che è venuta una squadra molto forte, però ecco, vorrebbe togliersi anche lui delle soddisfazioni e cercare di fare il più possibile. Sappiamo molto bene che Spezia è una molto importante squadra in Serie B, quindi il nostro obiettivo è di andare in Serie A per tutti, quindi personalmente anch'io cerco di fare meglio e voglio giocare quando è possibile e voglio crescere perché ancora sono giovane, quindi questo. No.
Avete già giocato contro il Firenze? Contro? Avete già giocato contro il Firenze? Tu hai giocato contro lo Spezia? No, no. L'anno scorso no. Ero in macchina. No, l'anno scorso no. L'ha vista dalla macchina. L'ha vista. Come è sempre il pubblico? Com'è il pubblico? Come sono i tifosi? Come ho visto la prima partita in Coppa, era fantastico. Cioè, era quasi pieno lo stadio, quindi è molto bello. Kako se u Rijeci pričam, ne znam, u slačionici između vas, sad u toj mogućnosti Specija, htio pitat, sad zadnje godine, dvije dana došlo je do toga da pod navodnicima te mogućnosti da iz Rijeke možeš doći u Italiju preko Specija, onda da li se tamo tome priča, da li, ne znam, o tome. Pa sigurno da se priča i pošto to preko se klubovi i ima tu dosta igrača što je bilo i uvijek se ih pratilo i gledale se utakmice i tako sam i ja pričao i tu sa Zoranom i sa ostalima i jako sam zadovoljan sa svima. Pa sicuramente è normale che si parla, ormai come è giusto, non c'è niente di nascondere, perciò anche loro hanno dei compagni che l'anno scorso hanno fatto l'esperienza a Spezia, con quale hanno rapporti, amicizia, perciò è normale che si scambiano delle esperienze, perciò anche in questo suo caso ha parlato con Zoran e con gli altri e ovviamente per qualsiasi richiesta è normale che si scambiano le opinioni, perciò ormai no, c'è questa collaborazione abbastanza forte che penso e secondo me può portare solo i risultati. Parlando di te, dico, situazione di Coppa o situazione di Mello? Ma situazione di Mello, probabilmente penso che alla fine si cercherà di arrivare a questo prestito che sicuramente non lo so quanto. Parlavo con tantissimi altri dirigenti che hanno 20-30 anni di esperienza e a tanti non è mai successo un caso del genere dove un giocatore che fa così bene a 22 anni in C, avendo possibilità di 4-5 squadre in Serie B, quale giochiamo anche noi, però ha voluto tornare a tutti i costi e penso che cercheremo di trovare questa soluzione perché non parlavo anche con il direttore di Lanciano 10 minuti fa e non parliamo di disperazione perché c'è di peggio nella vita, però trovare uno che non si presenta una settimana al campo perché vuole tornare alla Foggia, non lo so cosa dobbiamo fare 10 giorni prima del fine del mercato, a me mi sembra una un grande. Ma io penso che non sono le decisioni col bastone, cioè non è che stai lì a bastonando, penso che sono le decisioni, cioè io mi ricordo quando feci bene in B avevo voglia di andare in A, cioè penso che tutto questo è una logica di vita, no? Vuoi sempre, non di vita, di sport, cioè vuoi sempre migliorare, no? Qui stiamo parlando di contrario completamente, ma mi dispiace soprattutto che lui non rispetta se stesso, il suo percorso, al di là che a Foggia allenatore bravo, al di là di emozioni, di sentimenti eccetera, o non lo so di cos'altro, però noi come Spezia dobbiamo proteggere il nostro investimento,
siamo proprietà del cartellino e ovviamente ho cercato nella mia piccola esperienza di seguire la logica. Purtroppo dall'altra parte non ho avuto la risposta e sicuramente non dico che dovrò accettare, però cercherò di trovare la soluzione meno dolorosa, diciamo, meno dolorosa per tutti, spostare tra virgolette il problema e cercare che il ragazzo faccia bene e che questo desiderio esprime nel campo, di tornare lì e di poter fare altrettanto bene come l'anno scorso. Su Pippo ci sono 2 o 3 società che si stanno interessando, c'è l'ostacolo di liste da parte del Frosinone, loro già 30 giorni che stanno parlando di questo scambio che purtroppo non è possibile, perché devo dire che siamo molto soddisfatti dei nostri terzini. E adesso ci sono svegliate 2 o 3 altre società che sono interessate, cerchiamo di accontentare, c'è di Serie A e anche di B, c'è di forse anche una dell'estero, però c'è di accontentare, di trovare una soluzione che faccia bene sia a noi e a lui per cercare di valorizzarlo dopo un anno un po' sfortunato per quanto riguarda infortuni.